Buongiorno a tutti, vi ringrazio per esservi collegati al webinar. Lo scopo di questo specifico webinar è quello di dare, se vogliamo, due macro impostazioni, due macro contenuti fondamentali. Il primo è, da una parte, dare una visione generale di quelle che sono le caratteristiche della soluzione Authentication Manager di RSA 8.1, in particolare, diciamo, di tutta la generazione 8, che è quella più recente e attualmente in produzione. E in parallelo dare visibilità su quella che è la situazione della migrazione, o comunque le differenze per chi arriva da una 6, per chi arriva da una 7 e per chi arriva anche da una 8.0 stessa. Questo perché la 8.1 nello specifico ha introdotto alcune novità che di per sé non cambiano radicalmente le funzionalità, gli aspetti caratteristici della componente applicativa, ma ne modificano in modo anche importante quello che riguarda l'architettura e quindi la parte di, se vogliamo, topologia della soluzione, quelle che sono le possibili modalità di deployment, quindi relative all'utilizzo di hardware appliance o piuttosto che virtual appliance. Io direi, partiamo direttamente con quella che è la proiezione a tutti gli effetti. Io direi, per quanto riguarda innanzitutto Authentication Manager 8.1, quello che va bene, è importante ribadire da subito, è il fatto che parliamo di una tecnologia che ormai è sul mercato dal 1985, quindi ormai parliamo di quasi, l'anno prossimo sarà il 30° compleanno di questa soluzione. Nonostante tutti questi anni passati, resta ancora quello che di fatto è il leader nel mercato della Strong Authentication. Sappiamo che ci sono dei competitor, però resta una soluzione estremamente riconosciuta, affermata, per non dire quasi uno standard de facto, almeno in quest'ambito tematico. Da questo punto di vista, quali sono stati i passaggi fondamentali nell'arrivare alla generazione 8.0, soprattutto per chi arriva in questo momento, teniamo come termine paragone la 7.0. Tenete presente che in termini di come dire, collocazione sull'asse temporale, la 6.1 è, diciamo, stata sostituita alla 7 intorno al 2007, appunto, circa, cavallo, fine 2007. Quindi quello che stiamo andando a dire è che ormai parliamo di una soluzione che sostituisce una versione precedente che è stata in pista per 4-5 anni. Da questo punto di vista, la 8 in cosa, quali sono le direzioni sulle quali ha portato un'evoluzione la piattaforma della 7? Innanzitutto integra la Risk-Based Authentication, che guarderemo meglio nel corso della presentazione, interviene pesantemente su tutto quello che è la semplicità di gestione, efficienza nell'integrazione, tutto quello che riguarda la interoperabilità tra i moduli interni, quindi servizi di replica, migliora tutto quello che riguarda la parte di logging e auditing, quindi cerca di veramente portare la 7 fondamentalmente a una nuova soluzione. Dietro ci sono una serie di caratteristiche, diciamo dietro le quinte, guarderemo anche queste molto velocemente, che rivoluzionano a tutti gli effetti l'architettura della soluzione. E poi abbiamo la componente virtuale, o meglio, finora chi conosce le versioni precedenti di Authentication Manager sa che si trattava o di un hardware appliance, fondamentalmente con un Linux a bordo, ma alla fin fine sì, trattava di una macchina, diciamo Windows o Linux o altre piattaforme supportate, le quali a loro volta ospitavano la componente applicativa con tutti i suoi vari moduli. Quindi anche in questo passaggio importante, la Authentication Manager, la versione 8, dalla 8.0 in avanti, è solo ed esclusivamente un software disponibile come virtual appliance. Anche la appliance fisica, vedremo meglio, fondamentalmente ricade in questo paradigma, proprio per come è stata costruita e preparata da RSA, anche per omogeneità. Quindi, come dicevamo, tre macro direzioni di crescita, miglioramento di evoluzione della piattaforma. Per quanto riguarda, loro guardano, individuano, diciamo RSA individua tre fondamentali direzioni: l'affidabilità, la disponibilità e la continuità d'esercizio, comunque la possibilità di gestire il servizio di autenticazione. Quindi da questo punto di vista abbiamo tutta una parte di sostanzialmente funzioni che sfruttano al meglio possibile la virtualizzazione. Sappiamo che in questo momento è diventato il paradigma di riferimento anche per le soluzioni RSA, anche perché si rimane, tra virgolette, in famiglia, parliamo di VMware, quindi comunque
nell'ambito, nell'orbita di EMC. Altro aspetto importante però è che viene finalmente certificato il supporto a tutte quelle funzioni, a parte quelle intrinseche di primary replica, quindi la possibilità di avere sistemi, server in nodi in modalità che erogano servizio di autenticazione in modalità attiva-attiva, anche poterci avvalere di quelle che sono le funzioni di VMware native. E quindi parliamo di HA, parliamo di replication, vMotion e via discorrendo. Quindi, compatibilmente con il licensing che il cliente adotterà, può eventualmente avvalersi in modo ufficiale certificato di queste funzioni. Come abbiamo detto, il supporto alla virtualizzazione è completo e alle sue funzioni. Altro elemento importante è per tutto quello che riguarda come dire, le notifiche, la possibilità di raccogliere informazioni, la possibilità di tracciare, fare logging e auditing. Da un punto di vista architetturale, guardiamo un po' l'evoluzione che c'è stata nel passare dalla 6 alla 7 alla 8. Gli elementi fondamentali sono, tra virgolette, verrebbe da dire, quasi tutti, nel senso che se andiamo a osservare senza andare magari alla 6, nel senso che il materiale poi faremo in modo che vi venga fornito come follow-up, quindi il passaggio fondamentale è rispetto alla 7, comunque si è tenuto un'architettura basata su Java come linguaggio di programmazione e un orientamento web services in termini di librerie che supportano comunque i principali linguaggi di programmazione. Però, elementi importanti, il database è stato sostituito e quindi si è andati verso un PostgreSQL. Prima, per i processi di replica, si faceva affidamento agli Oracle Streams nativi, embedded nel database Oracle sottostante. In questo momento, i processi di replica sono stati tutti ridisegnati custom da RSA per specificatamente la funzione di Authentication Manager, per quella che è l'esigenza dell'architettura. Come abbiamo detto, in questo momento, fondamentalmente, tutto il paradigma è basato su Virtual Appliance. Adesso con la 8.1 c'è disponibile anche una Hardware Appliance che però di fatto, se vogliamo, replica la metafora della Virtual Appliance. Siamo comunque in un'ottica di mantenimento di un'interfaccia browser, fondamentalmente quasi pura, cioè ormai le operazioni che si fanno, esiste la command line, esiste la possibilità di effettuare operazioni sul layer di sistema operativo, ma sono veramente ridotte al minimo e comunque in casi molto particolari. Per quanto riguarda la componente Redius, rimane come tecnologia integrata quella dello Steelbelt Redius ex Funk Software, ormai acquisito da anni da Juniper, quindi tra virgolette squadra che vince, non è stata cambiata. Quello che adesso succede è che però tutta l'istanza Redius viene a tutti gli effetti nativamente installata ed integrata, quindi non si ha più bisogno neanche, beh, l'installazione già era stata superata nel passaggio dalla 6 alla 7. Adesso in particolare però la nuova versione del Redius viene nativamente attivata e quindi l'istanza Redius è già pronta e finita, pronta per essere utilizzata. Per quanto riguarda la Self-Service Console si mantiene, è stata trovata un'ottima soluzione, è stata se vogliamo come dire, completata per rendere più semplice o meglio, eventualmente più versatile, più completa, la possibilità di fare un deployment della Self-Service Console in ambienti in cui la si vorrebbe rendere disponibile per gli utenti finali, senza volerla poterla, tra virgolette, però esporre a quelli che sono eventuali rischi di attacco, nel senso che la DMZ eventualmente potrebbe essere un ambiente che protegge la Self-Service Console, che è una componente, una delle console presenti sul server, sui server stessi del modulo RSA, non li si vuole esporre, quindi si può lavorare o con una logica di reverse proxy, è tuttora possibile, alcuni clienti lo hanno fatto, lo preferiscono per semplicità e omogeneità, eventualmente esiste una nuova componente che si chiama Web Tier, che è fondamentalmente una sorta di reverse proxy custom dedicato ad Authentication Manager che RSA mette gratuitamente a disposizione. Quindi permette eventualmente di complementare l'installazione. Un passaggio, se vogliamo, piccolo ma molto 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 pratico, molto importante da questo punto di vista, è stato snellito tutto quello che riguarda la parte di seed provisioning quando parliamo di software token. Quindi fondamentalmente la stringa che era necessaria comporre ed eventualmente convertire in alcuni casi per fare deployment su diversi tipi di software token è stata molto molto snellita e automatizzata. Quindi il risultato è che tutto questo è molto più semplice. Adesso, in buona sostanza, il cliente implementa, realizza dei template,
di modalità di deployment del software token che vuole utilizzare. Supponiamo un Android via file, BlackBerry via legato, iPhone via stringa criptata. Molto semplicemente si predispone questi template e semplicemente li dovrà distribuire e utilizzare nel momento in cui vuole a tutti gli effetti poi distribuire e assegnare token agli utenti, agli enti statali, diciamo, del device mobile. Per quanto riguarda il monitoring, sono state estese le notifiche, è stato aggiunto il supporto SNMP versione 3, sono stati creati nuovi messaggi di log per renderlo più completo e più esaustivo. Quindi si cerca di dare veramente grande enfasi alla monitorabilità, lasciatemi passare il termine, non proprio, non appropriato da un punto di vista italiano, ma spero chiaro da un punto di vista di funzionalità. Per quanto riguarda caratteristiche di, potremmo dire, performance, interfaccia, comunque interazione con il sistema, si mantiene la metafora nel caso della licenza standard di un primary e una replica. Nel caso di licenza enterprise si mantiene la possibilità di installare un primary e 15 repliche, fino a 15 repliche, quindi parliamo di installato veramente molto molto importante. Si integra ovviamente rispetto alla 7.1 tutta la parte di Risk-Based Authentication, RBA sta per Risk-Based Authentication, quindi la nuova modalità che è stata integrata da Authentication Manager Express, ripeto, dopo spenderemo qualche minuto su questo, tutto quello che riguarda la parte di distribuzione dei software token, o meglio, la loro abilitazione dei seed è stata snellita ed è stata estesa, abbiamo detto, al Self-Service Console. Si mantiene la possibilità di integrare fino a 30 identity source, quindi directory esterni, SUNONE e Active Directory sono quelli ufficialmente supportati, in realtà vi posso dire che sono stati integrati anche diversi altri, Tivoli piuttosto che OpenLDAP, piuttosto che, insomma, è un lavoro più di customizzazione, magari non è ufficialmente certificato al vendor, ma funzionano, insomma, abbiamo installazioni in produzione in questo senso. La Concurrent Administration verrebbe da chiedere perché si è passati da un limite di 50 operatori contemporaneamente collegati a 1000. Questa è una delle conseguenze legate al fatto che ci sono state richieste, tra le importanti anche da operatori italiani, in particolare parliamo di telco, che avendo bisogno di consentire la possibilità di accedere alla console contemporaneamente a molti operatori di call center, hanno in qualche modo premuto su RSA perché si rendesse possibile la possibilità di avere molti utenti contemporaneamente collegati alle console di amministrazione. Per quanto riguarda il tempo di amministrazione, le console mantengono le performance che fondamentalmente hanno già garantito finora, quindi diciamo un buon livello di reattività. Aumenta drasticamente il supporto a una comunità utenti estremamente ampia. Questo perché la 8.1 fondamentalmente vuole andare a diventare se vogliamo così, dire una soluzione valida anche per mercati di tipo enterprise. E quindi il supporto è per oltre 1 milione di utenti. Per quanto riguarda utenti risk-based, soggetti a Risk-Based Authentication, nella versione precedente non era disponibile, quindi non c'è un termine di paragone, però comunque sono state aumentate anche le performance di Authentication Manager Express e quindi anche rispetto a questo modulo funzionale abbiamo supporto per più di 20.000 utenti. Nell'ultima riga si fa riferimento a, se vogliamo, un dettaglio, però in termini di effettivo utilizzo quotidiano dello strumento aveva spesso un impatto anche importante. Nelle pagine di ricerca della console, delle Security Console, c'era un limite di visualizzabilità di risultati a 500 righe, e mentre in questo momento è stata estesa, quindi anche risultati su infrastrutture molto importanti con grosse comunità di utenti possono essere tranquillamente gestite anche senza bisogno di fare ricerche troppo stringenti per portare appunto risultati al di sotto della soglia di 500. Per quanto riguarda il supporto come architetture, vediamo dichiarato e tra virgolette certificato RSA il supporto per SX, SX, SXi, vCenter, vSphere, parliamoci molto semplicemente, si mantiene il supporto per l'hypervisor core, che è l'SX, l'SXi, visto che ormai di fatto l'hypervisor è quello, a prescindere da quelle che sono le eventuali funzioni accessorie che eventualmente il cliente ha sulla propria infrastruttura virtualizzata. Quindi per quanto riguarda l'ambiente VMware, dalla 4 in poi tutti gli hypervisor sono supportati, parliamo di appunto SX. Per quanto riguarda i web tier, che sono, ripeto, una componente aggiuntiva, quindi non indispensabile, è un modulo che viene integrato su server, diciamo
diciamo, macchine terze, tra virgolette, che di fatto faranno la funzione del web server e quindi dell'intermediario per consentire poi l'accesso alla self-service console o eventualmente per mediare nella distribuzione dei software token. Per quanto riguarda l'LDAP, si conferma il supporto ad Active Directory, si conferma il supporto a SUN1, è stato integrato anche quello che è l'Oracle Directory Server. Da questo punto di vista, ripeto, altri LDAP non sono magari certificati, ma sappiamo essere funzionanti. Per quanto riguarda il supporto ai browser, è stato fondamentalmente esteso a tutti i browser, tra virgolette, comuni di mercato. Una slide un po' più articolata, se vogliamo. In sintesi, cosa vuole rappresentare? Il fatto che le migrazioni possibili, i percorsi di upgrade possibili, sono direttamente dalla 6.1 e 7.1 alla 8.0 o 8.1, come virtual appliance, quindi parliamo di percorsi di migrazione diretti verso la soluzione basata su virtual appliance. Questo è possibile anche se dovesse arrivare da un authentication manager di versioni precedenti, appliance 2.0, Appliance 3.0, quindi su piattaforma hardware per rispettivamente Authentication Manager 6.1 o 7.1, direttamente verso la Virtual Appliance. È possibile anche passare dalla Security Appliance 3.0 alla nuova Hardware Appliance, ma solo in alcuni casi. Quindi qui diventa importante capire se i vostri clienti hanno delle, tra virgolette, vecchie appliance RSA Security 3.0, quindi versioni, o meglio, macchine che eseguono Authentication Manager in versione 7.1, è da capire se quel tipo di hardware, quel tipo di chassis viene supportato ed è certificato per consentire una migrazione alla 8.1. In questo caso, fondamentalmente, le partizioni dell'appliance vengono completamente sovrascritte dalla nuova piattaforma e quindi, a seconda dello chassis, potrebbe essere possibile un percorso di rinnovamento, applicativo completo. Nell'ambito della colonna generazione 8, quello che è possibile è poi eventualmente passare, per chi avesse già installato una 8 a una 8.1, eventualmente passando poi a un'eventuale soluzione hardware based. Ripeto, io credo per quello che è stato un po' il mio riscontro finora che la metafora della virtual appliance abbia avuto un discreto successo, però ripeto, l'importante è sapere quali sono i percorsi possibili. Da questo punto di vista, alcuni altri spunti. La licenza cambia formato, tra virgolette. Quindi cominciamo a dare alcuni spunti di tipo a cavallo tra il tecnico e il commerciale. Per quanto riguarda la Authentication Manager 7.1, la versione 7.1, così come Authentication Manager Express, sono entrambi ormai da tempo in end of sales. Non sono in end of support. Sia chiara la differenza tra le due cose. Da questo punto di vista vi invito a sfruttare i due link che sono a fondo della slide. Sono pagine pubbliche, ma non sono abbastanza note, lasciatemi dire così. Quindi, ripeto, non avete bisogno di segnarvele perché comunque vi arriveranno le slide come follow-up al webinar. Quello che comunque vi consiglio di fare è tenerle da conto, nel senso che vi permette di avere visibilità completa di quelle che sono le scadenze ufficiali dichiarate dal vendor per quanto riguarda la fine del supporto tecnico alle soluzioni che eventualmente i vostri clienti hanno. Da questo punto di vista, poi, per quanto riguarda la licenza, Authentication Manager 8 usa un file, dei file di licenza che hanno un formato diverso da quelli della 7 e quindi si rende necessaria la richiesta verso il vendor di conversione della licenza che il cliente eventualmente ha già in dotazione in produzione, a maggior ragione se si tratta della 6. Per quanto riguarda invece la licenza dell'on-demand authentication, cambia tra virgolette denominazione, a questo punto diventa RBA ODA per quanto riguarda l'ordine verso RSA, l'ordine prodotti, e a questo punto anziché essere una permanent license, segue anche questa un modello di licenza con maintenance annuale. Questo perché sostanzialmente è stato unito in un'unica riga quello che riguarda la licenza che abilita la piattaforma all'utilizzo sia della risk-based authentication quanto dell'on-demand authentication. Ora, per quanto riguarda la risk-based authentication, quello che, ripeto, magari per alcuni di voi è già noto, magari faccio un attimo una ripetizione veloce. Prima di tutto è una tecnologia che deriva da quella che è tutta la parte di analisi del risk engine che RSA ha sviluppato ormai anni fa e che continua a sviluppare e perfezionare in ambito antifrode.
quindi è un motore di analisi del rischio. Questo motore raccoglie una serie di informazioni in tempo reale mentre c'è la transazione di autenticazione e specificatamente per quanto riguarda tutti gli elementi che ha a disposizione da poter valutare e in base alle policy che sono state configurate, quello che il motore di analisi del rischio fa è valutare dinamicamente se siamo sopra o sotto soglia rispetto alla policy che abbiamo definito per consentire o meno l'accesso dell'utente. Quindi siamo comunque in ambito autenticazione. Quello che è importante ricordare è che questo motore, che è stato pensato, ripeto, per installazioni veramente molto importanti in ambito finanziario, è stato declinato in modo tale da poter essere adattato a soluzioni di ambito di utilizzo diverso, e quindi vedremo quali sono. Fondamentalmente un motore che si perfeziona nel corso del tempo, quindi si costruisce un suo database di informazioni che vengono via via tenute da parte e utilizzate nel conteggio dinamico della situazione di rischio, e quindi l'idea qual è? Che quanto più il risk engine impara, quanto più apprende, tanto più le sue valutazioni saranno affidabili nell'ottica di consentire o meno l'accesso agli utenti verso la risorsa protetta con Strong Authentication. Da questo punto di vista mantiene una forte integrabilità, adesso lo vedremo meglio, con quelle che sono architetture RSA per chi è abituato a conoscerle in ambito Strong Authentication, tra virgolette classic, definiamolo così, e le informazioni fondamentali che alimentano il Risk Engine, non sono le uniche ma sono quelle fondamentali, sono sicuramente elementi che riguardano la rete, i parametri di rete con cui l'utente e il device che sta utilizzando si stanno collegando alla risorsa protetta, quindi parliamo dell'agent, non tanto del server RSA. Quelli che sono comportamenti, elementi comportamentali dell'utente, la velocità di digitazione, il tipo di diciamo, cambi di credenziali che l'utente ha utilizzato. Si tiene conto magari di elementi contestuali, gli orari di connessione, il provider, il tipo di browser utilizzato, alcuni fingerprint che vengono costruiti sulla base del dispositivo, si tiene conto del comportamento nelle autenticazioni precedenti, si tiene conto anche di quello che riguarda l'autenticatore stesso e quindi il media, tipicamente il browser, comunque gli eventuali componenti agent interpellati, e quindi si cerca di costruire una raccolta di informazioni tali per cui eventualmente il motore è in grado di valutare in modo quanto più affidabile possibile questi tipi di autenticazione. Da questo punto di vista, quindi, come si applica? Beh, qui abbiamo alcuni esempi citati, secondo me vale la pena considerarlo molto più aperto, molto più generico, nel senso che non è tanto orientato a un certo tipo di mercato, a un certo tipo di utenti. Si presta sicuramente meglio a un certo tipo di mercato, a un certo tipo di utenti, ma soprattutto a un certo tipo di situazioni. In particolare, per quanto riguarda la risk-based authentication, i contesti di utilizzo sono fondamentalmente VPN SSL, quindi se parliamo delle classiche Juniper, Checkpoint, via dicendo, si presta molto bene all'essere applicato ad ambiti tipo portali web, quindi dove abbiamo un web server dietro le quinte che può essere complementato con un agente RSA. Un altro esempio un po' più specifico, ma se vogliamo alla fin fine analogo, potrebbe essere OWA, piuttosto che una intranet extranet realizzata su base SharePoint. Quindi comunque la cosa importante è che per quanto riguarda la risk-based authentication, proprio per sua natura, per sua architettura, per suo disegno nativo, si applica a contesti di autenticazione in ambito web. Di fatto come funziona però? Abbiamo detto che tiene conto di una serie di elementi, si applica a determinati contesti, ma alla fin fine in cosa si traduce concretamente? Qual è l'esperienza utente? Ebbene, il processo prevede che l'utente ovviamente si affacci a un ambito in cui deve, tra virgolette, autenticarsi, uno di quelli che abbiamo citato. Tutti gli elementi relativi all'attività dell'utente, al sistema dal quale proviene l'autenticazione, al dispositivo che l'utente sta utilizzando, quello che è il pattern che il sistema si è costruito per quanto riguarda l'utente, l'attività stessa dell'utente, complessivamente tutti questi fattori vengono calcolati e valutati dinamicamente insieme dal Risk Engine di Authentication Manager in base al valore di livello di rischio calcolato, quello che viene fatto è una comparazione con il livello atteso in fase di configurazione della policy. Quindi voi da qualche parte dovrete dire, per consentire all'utente di accedere alla VPN SSL, mi aspetto che il livello di affidabilità del processo di autenticazione sia medio-alto o alto. Quindi date in qualche modo una fascia di affidabilità,
da questo punto di vista, quindi è anche relativamente semplice la configurazione alla fin fine. Qualora venisse accettata questa autenticazione, questo challenge, l'utente semplicemente con le sole credenziali username e password accede alla risorsa protetta. Qualora invece il livello di affidabilità della transazione di autenticazione non venisse ritenuto sufficiente, adeguato, a questo punto ci sarebbe una sorta di escalation automatica innescata da Authentication Manager, il quale innescherebbe l'invio all'utente mediante l'autenticazione on demand per come la conosciamo già da Authentication Manager 7 o eventualmente tramite la risposta delle challenge question, quindi le tipiche domande di sicurezza e di controllo, verrebbero inviate le credenziali di autenticazione all'utente, email o SMS, e con questo secondo passaggio, questo secondo livello di autenticazione, qualora venisse superato l'accesso è consentito, qualora venisse fallito l'accesso viene negato. Ripeto, la cosa interessante consiste nel fatto che questa ulteriore autenticazione, questo processo di escalation, viene innescato dinamicamente e automaticamente dal Risk Engine, il quale poi sa di poter attingere o utilizzare alle funzioni della on-demand authentication. Per quanto riguarda invece la gestione della piattaforma, quindi se vogliamo chi invece sta al di qua a erogare il servizio della barriera di autenticazione, quello che si ha è che sono state, le leggo in ordine diverso da quello con cui le vedete, semplicemente perché ci sono alcuni elementi sui quali vale la pena dare un po' più di enfasi. Abbiamo detto che per quanto riguarda la Self-Service Console la funzione si mantiene, viene resa più versatile nella sua applicazione per consentire un utilizzo ancora più spinto e quindi semplificare il fatto che pur facendo parte del back-end e quindi della parte cardine del server RSA, questa possa essere esposta in modalità affidabile anche verso l'esterno, per semplificare e consentire agli utenti di utilizzare le sue funzioni senza, tra virgolette, dare aggravio di lavoro al back office, quindi al supporto tecnico, che quindi magari deve ripetutamente sbloccare o riabilitare utenti, e quindi rendere gli utenti finali molto più autonomi. Sono state aggiunte tutta una serie di funzioni che hanno a che vedere ai software token, il cui supporto è stato ammodernato, esteso, portato avanti nel corso delle generazioni dei nuovi device, della nuova versione di Android, di iPhone, Windows Mobile che è tornato alla ribalta, quindi sta guadagnando quote di mercato, anche BlackBerry, perché nonostante tutto è ancora presente e quindi il supporto per le piattaforme mobile continua. Molte funzioni di gestione sono state snellite. E in particolare una cosa importante è che è stata aggiunta nella Security Console la cosiddetta User Dashboard. La User Dashboard è una pagina specifica che viene costruita e popolata con tutto quello che il sistema sa dell'attività e delle caratteristiche di un utente, di un profilo di un utente da un punto di vista di autenticazione, quindi i token che ha in dotazione, gli ultimi tentativi di autenticazione, il loro esito, su quali agent sono stati fatti, quali strumenti ha utilizzato, quali token, hardware o software, se eventualmente ci sono stati problemi di cambio del PIN o di violazione delle policy, se è stata applicata l'on demand, se l'utente è abilitato, se eventualmente ha usato questa funzione, se eventualmente in modalità di emergenza è bloccato. Quindi mi dà una visione sinottica dello stato e dell'andamento della situazione relativa a uno specifico utente e da qui mi dà immediata possibilità di intervento, quindi uno strumento estremamente utile per chi di fatto deve gestire gli utenti con tutte le tematiche di appunto autenticazione e gestione dei token. Per quanto riguarda la parte di amministrazione, abbiamo detto quindi, ripeto, anche qui vi arriveranno queste slide, quindi non voglio, tra virgolette, perdermi nella lettura di tutti i particolari. Ci sono però degli elementi importanti. Sicuramente è stata velocizzata estremamente la parte di deployment. È vero che si spera anche un sistema del genere di non doverne fare il deployment più di tante volte, quindi sapere che anziché metterci un'ora, adesso magari ci metto 20 minuti, non è questo che fa la differenza. Ma fa indubbiamente la differenza la semplicità della procedura di installazione, la linearità dello stesso, la semplicità di integrare nuove repliche, eventualmente il miglioramento dei processi di replica, quindi la stabilità di questa soluzione. Sicuramente è importante il fatto che sia stata migliorata ulteriormente l'usabilità delle console. Le console fondamentalmente per chi conosce la 7 riprendono molto, moltissimo della 7, però hanno quelle migliorie, quella leggera riorganizzazione delle funzioni, tali per cui di fatto la gestione
risulta molto molto migliorata e quindi molto molto snellita. Abbiamo detto che in particolare per quanto riguarda poi la distribuzione del software token, questa è stata ulteriormente perfezionata ed è stata resa veramente veramente molto lineare. Giusto per rimanere anche un po' sul concreto, ho clienti che senza avere, tra virgolette, mai visto, senza conoscere la piattaforma, si sono resi autonomi da questo punto di vista in tempi veramente brevissimi. Parliamo di qualche ora, se non voglio dire addirittura minuti, però nel senso i concetti di base sono stati afferrati immediatamente. La piattaforma è estremamente semplice da utilizzare da questo punto di vista, lo è diventata, è stata veramente oggettivamente velocizzata e snellita e tempo veramente poco, gli utenti si sono resi completamente autonomi in termini di gestione di queste nuove funzioni. Tutta la parte di notifiche e login sono state, abbiamo detto, approfonditi, guarderemo meglio qualcosa e abbiamo visto la parte di estensione con i web tier per quanto riguarda la parte di distribuzione o comunque accessibilità della self-service console. Quindi, ricapitolando, vediamo meglio quello che abbiamo citato. Questo è un esempio, una screenshot della dashboard. Da qui ho visibilità completa di tutto quello che riguarda un utente. Quindi abbiamo le aree legate allo stato dell'utente, eventuale possibilità di sbloccare l'utente, modificarne alcune caratteristiche, l'assegnazione dei token, posso eventualmente verificare in parallelo quali funzioni ha a disposizione, scusate, quali strumenti di autenticazione ha a disposizione tra hardware token, software token e on demand, qual è lo stato di questi token, qual è l'attività recente in termini di autenticazione, se fa parte di uno o più gruppi utente e quindi se ne eredita eventualmente l'accesso a determinati tipi di agent e quindi ho, scusate, ho visibilità veramente immediata di tutto quello che riguarda un utente. Come abbiamo detto, il supporto per i dispositivi mobile, per i software token è stato portato avanti, esteso, perfezionato, in particolare le stringhe che eventualmente devono essere distribuite per abilitare i software token sui device è stato veramente molto 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 snellito e quindi è diventato veramente molto lineare anche per gli amministratori di sistema. Per quanto riguarda la self-service console, niente di particolarmente nuovo sulla self-service console in sé, nel senso che rimane un ottimo strumento che è sempre bene consigliare proprio per rendere l'IT molto meno, come dire, aggravato dall'attività di gestione degli utenti. Quello che è importante ricordare è che è stata ulteriormente estesa appunto la possibilità di distribuire e rendere accessibile la self-service console tramite, abbiamo detto, le componenti web tier. Per quanto riguarda altre caratteristiche, in generale tutta la piattaforma di amministrazione è stata, se vogliamo, rivista. Ripeto, qui parliamo di quello che gli amministratori di sistema percepiscono e usano, quindi per quanto riguarda l'architettura abbiamo già citato alcuni elementi. Quello che è importante ricordare è che tutto quello che riguarda i processi magari di messa in opera, quindi setup, configurazione, allineamento delle repliche, l'integrazione con gli identity source, i processi di replica, è possibile in modo molto più semplice cambiare hostname e IP a un sistema in esercizio, la possibilità di eventualmente gestire con maggiore supporto, se vogliamo, i processi di migrazione dalle versioni precedenti, in particolare dalla 7 ma anche dalla 6. Devo dire che hanno spinto molto su quello che invece come dire, è lo stimolo a cambiare, tra virgolette, diciamo la possibilità, la fattibilità di un'evoluzione per i clienti esistenti. Per quanto riguarda appunto l'amministrazione di sistemi, invece abbiamo parlato già dell'installazione nativa Redius che viene a tutti gli effetti creata e abilitata, quindi è immediatamente disponibile. Sono state reintrodotte funzioni di import-export di utenti e token che con la 7 erano state lasciate da parte, questo anche nell'ottica di avere degli installati, installazioni un po' particolari di utenti che magari si creano istanze diverse, separate magari per le diverse sedi dello stesso pool di utenti e token, la possibilità di gestire meglio appunto tutta la parte di repliche, di istanze replica, quindi si è fatto veramente di tutto per portare la, se vogliamo, Authentication Manager in versione 7, ai fini di chi deve lavorare col sistema, veramente ha un salto in avanti in termini di ok, il sistema funziona, non mi basta più, voglio qualcosa che funzioni in modo ancora più snello, ancora più efficiente, ancora più efficace. Come dicevamo, da un punto di vista architetturale, l'elemento fondamentale è quello del basarsi su Virtual Appliance, utilizza un formato standard, quindi un file OVF, che molti di voi, a seconda dei privilegi che hanno, possono scaricare ad RSA direttamente come
come virtual appliance, e abbiamo detto ottimizzato e supporta a tutti gli effetti le funzioni che i clienti eventualmente hanno acquistato sulla loro infrastruttura VMware. Quindi parliamo di vMotion, Storage vMotion, High Availability, le Snapshot e via discorrendo. Tutte funzioni che fino alla 7 erano non tutte disponibili e non sempre in modo, tra virgolette, indolore, nel senso che non tutte appunto erano immediatamente accessibili. Dopodiché, ripeto, ovviamente l'augurio è che non si debbano rifare installazioni frequenti, però ripeto, anche da questo punto di vista, anche il processo di installazione, proprio perché si avvale di una virtual appliance, è stato molto 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 snellito. Quindi per quanto riguarda magari installazioni che sono soggette a passaggi critici di disattivazione e riattivazione di repliche, anche qui i processi sono stati velocizzati e snelliti. Parliamo di che tipo di macchina, di virtual appliance. Allora, abbiamo detto che il formato è di tipo standard, abbiamo detto il supporto alle funzioni native di VMware. Quello che è importante sapere adesso è che non parliamo più di una macchina, fondamentalmente, diciamo, era un Linux customizzato secondo le esigenze del RSA in alcuni casi, piuttosto che un'installazione software per quanto riguarda la 7. La 8 invece è a tutti gli effetti una SUSE Linux. Diciamo che non è un layer con il quale si va a interagire frequentemente, ma intanto bene sapersi. Per quanto riguarda il sistema operativo, integra anche una parte di antivirus che viene automaticamente aggiornata. Per quanto riguarda, è comunque completamente integrata. Per quanto riguarda il supporto a General Ambienti VMware, abbiamo visto che sia per quella SXI, quindi volendo anche un'infrastruttura virtualizzata di virtualizzazione totalmente gratuita, il che vi permette, tra virgolette, per inciso, di costruire magari una vostra, chiamiamola così, virtual appliance, nel senso che prendete il ferro, gli mettete un SSH e direttamente potete installare in modalità, tra virgolette, dedicata Authentication Manager o eventualmente condivisa con altre virtual appliance o comunque altri ambienti virtualizzati. L'altra cosa, abbiamo detto, è il database, che comunque è integrato nella parte Linux ed è un Postgres. Da questo punto di vista, molti di questi elementi li abbiamo già visti, non, ripeto, non voglio eventualmente, diciamo, perdermi in dettagli che possiamo tranquillamente approfondire offline, dopo con delle domande, e per le quali comunque vi arriverà il materiale come follow-up. Altro aspetto interessante è, diciamo, rispetto a quello che magari abbiamo citato, abbiamo detto che, per esempio, sono stati perfezionati tutti i processi di replica, l'allineamento di database con le repliche, quindi in termini di gestione, è molto più basso come dire, il livello di, diciamo, possibile impatto sui processi di replica e di occupazione dello spazio dischi, quindi la necessità periodicamente di fare manutenzione delle repliche. Le repliche in sé possono essere riconnesse molto più velocemente, il che permette di dare una maggiore affidabilità in termini di continuità di esercizio, a parità di, tra virgolette, poi diciamo impostazione architetturale, le transazioni gestibili di autenticazione sono state inoltre aumentate, quindi abbiamo avuto anche un miglioramento in termini di performance. Questo a beneficio di cosa? Del fatto che in alcuni casi si può snellire un'architettura che prima magari per carico necessitava di più nodi, un primary e più di una replica magari. In questo caso è possibile snellirla e ridurla magari alla necessità, alla sufficienza con un primary ed una replica. Questo vuol dire anche ridurre i costi di licenza, quindi c'è un indotto positivo virtuoso, se vogliamo. Da questo punto di vista, sono state aumentate le notifiche, quindi tutta la parte di logging e segnalazione che l'ambiente è in grado di produrre è stato ampliato come tipi di situazioni e messaggi che vengono catturate e tracciate in log. È stato esteso il supporto a, diciamo, modalità di notifica, abbiamo citato prima l'SNMPv3. È stato reso possibile l'utilizzo anche magari del syslog direttamente dal layer del sistema operativo, quindi si è fatto veramente ogni sforzo per migliorarne la integrabilità con tutta una serie di sistemi intorno di monitoraggio per la continuità esercizio, per quanto riguarda monitoraggio ai fini del network e della sicurezza. Ripeto, non voglio addentrarmi troppo in questo momento in dettagli perché da una parte abbiamo il problema del tempo e dall'altra c'è anche un discorso di dettagli che non per tutti potrebbero essere pertinenti. Quello che vi invito a fare è eventualmente ricontattarci da questo punto di vista.
Altro elemento importante, so che può sembrare tra virgolette scontato, banale, giusto ci spendiamo qualche secondo, ma si mantiene con la 8 il supporto a tutti gli agent supportati già dalla 7. E quindi parliamo di un'integrazione, tra virgolette, out of the box o comunque già disponibile, che fondamentalmente raggiunge numeri veramente importanti. Tenete presente che quell'oltre 350 applicazioni menzionate tendenzialmente si riferiscono a integrazioni che si basano sull'agente nativo RSA, perché altrimenti aumenterebbe drasticamente, andremmo oltre, penso, il migliaio se non di più, tenuto conto che RSA è tranquillamente integrabile tramite protocollo Redis, che di fatto comunque è uno standard estremamente diffuso e anche estremamente semplice da gestire in termini di integrazione con Authentication Manager stesso. Quindi, ripeto, da questo punto di vista si mantiene il supporto. Facciamo anche una cosa di questo tipo, scusate, dinamicamente, se mi permettete un attimo, aggiungerei un punto, che è la sorgente dalla quale trovate la possibilità di andare appunto a consultare il supporto a eventuali integrazioni certificate, nel qual caso trovate anche l'implementation guide che vi guidano nello sviluppo dell'integrazione. Quindi, ripeto, chi di voi magari conosce da più tempo o meno tempo la soluzione, ha qui comunque un'ottima fonte di riferimento per trovare indicazioni. Ora, passiamo a chi di voi ha già clienti, vuole magari proporre un percorso di migrazione, quali sono alcuni macro aspetti, alcuni macro elementi particolari, e poi ci sarà uno zoom particolare sulle differenze tra l'8.0 e la 8.1. Beh, la domanda fondamentale è perché passare alla generazione 8? Lasciatemi fare una piccola battuta, quantomeno perché il vendor un po' alla volta sta andando a, come dire, a chiudere il rubinetto del supporto alle versioni più vecchie. Vi dico senza, come dire, più per amore di conversazione che altro, ci sono clienti che sono tuttora, pur sapendo di essere a rischio, contenti e soddisfatti e continuano a lavorare addirittura con la versione 5. Quindi parliamo di installazioni di oltre 15 anni fa, però, ripeto, la fidabilità dello strumento nel corso degli anni è stata tale per cui, ripeto, molti veramente sono da illuminare del fatto che è cambiato molto il prodotto, si è evoluto moltissimo e ci sono delle ottime opportunità nel passare a una nuova soluzione. Quindi, ripeto, al di là dell'aspetto supporto e comunque possibilità di ottenere supporto da RSA, vale il fatto che comunque la nuova soluzione è estremamente valida, in particolare la generazione 8. Si è imparato da quelle che sono state magari delle pecche, magari delle limitazioni nella 7, che è stato comunque un passaggio culturale drastico dalla 6 alla 7. Quindi, ripeto, la 8 è veramente un'evoluzione importante. E soprattutto, la nuova piattaforma veramente è pensata per snellire di molto tutto il processo di gestione. Quindi, diciamo che la 8.1 è meritevole di una notevole attenzione. Quindi, partiamo dal presupposto. Quali sono le componenti che trovate dai vostri clienti? Abbiamo parlato di uno o più istanze, avranno sicuramente uno o più istanze di Authentication Manager, avranno degli agent distribuiti nella loro infrastruttura e avranno degli autenticatori hardware o software distribuiti in giro. Da questo punto di vista, con la 8.8.1 si aggiunge la componente Web Tier, per il resto le componenti architetturali sono le medesime. Ma in particolare per quanto riguarda l'aspetto di differenza tra la 6, la 7 e la 8, abbiamo detto che le istanze dell'Authentication Manager adesso sono prettamente Virtual Appliance o Hardware Appliance, adesso lo approfondiremo, che comunque di fatto hanno a bordo una Virtual Appliance Linux, ma tra virgolette è quasi una black box, per voi è fatta e finita e pronta da utilizzare. Parliamo di un supporto agli agenti esistenti che viene mantenuto. Che viene mantenuto, quindi non c'è nessun tipo di impatto da quel punto di vista sulle eventuali architetture distribuite che sono costituite dai sistemi sotto protezione di autenticazione RSA, e analogamente si mantiene il supporto a tutti gli autenticatori finora utilizzati e disponibili, con in più l'estensione, se vogliamo, all'opzione della Risk-Based Authentication, il supporto ad alcune nuove tipologie o comunque nuove versioni di tipologie di software token per nuove piattaforme mobile o per aggiornamenti delle stesse. Quindi, in realtà, anche qui c'è semplicemente un miglioramento e un'estensione. Per quanto riguarda il Web Tier, prima non era presente, quindi, tra virgolette, non si applica nessun tipo di paragone.
L'hardware appliance, come dicevamo, qualcuno di voi le ha già viste, parliamo di due modelli possibili, parliamo di un modello da una unit e un modello da due unit. In particolare l'hardware di riferimento per le due sono delle PowerEdge Dell, R210 in un caso, R710 nel caso della unit, scusate, dell'appliance double da due unit, quindi di una macchina più grossa, alimentazione ridondata, dischi completamente ridondati. Dopodiché, qui si potrebbe disquisire. Io dovessi pensare come spendere magari i miei soldi rispetto a prendere una 250, magari visto che tanto con la licenza base posso installare una replica, prenderei in considerazione di installare 230, il che mi dà nativamente una completa ridondanza. Ho due chassis, due nodi, posso fare load balancing e quindi fondamentalmente mi sembra un'opzione a parità di economics forse più versatile, diciamo. Data oltretutto appunto la semplificata gestibilità dell'installazione con primary e replica, che tra l'altro sono nodi attivi, quindi fanno anche load balancing per quanto riguarda l'autenticazione. Un elemento sicuramente importante è che con la 8.1 si consente la possibilità di avere un mix tra le versioni software, virtual appliance si intende, e hardware, perché di fatto questa metafora è stata mantenuta anche sul costrutto dell'hardware appliance e quindi RSA in questo modo ha potuto garantire un mix di versioni, cosa che chi conosce le versioni precedenti sa che non era possibile fare. Quindi chi aveva un'installazione software non poteva mescolarla con replica o primary, viceversa, hardware appliance based e viceversa. Adesso invece è possibile, perché di fatto quello che viene eseguito è sempre una virtual appliance, quindi si mantiene la metafora, si mantiene omogenea l'architettura e quindi di fatto è possibile avere per un primary fisico repliche fisico virtuali e viceversa per un primary virtuale avere una replica fisica o virtuale, quindi massima flessibilità e mix di formati. Da questo punto di vista, chi ha un'eventuale infrastruttura esistente basato su hardware appliance ha la possibilità, ripeto, ci sono delle limitazioni per cui eventualmente sentiamoci e valutiamo caso per caso, però ci sono percorsi di migrazione che mi permettono di andare da una vecchia hardware appliance a una nuova hardware appliance oppure a una nuova virtual appliance. Qui c'è un aspetto di migrazione di quello che è l'aspetto di configurazione applicativa e c'è una componente eventualmente di migrazione dell'hardware che in alcuni casi potrebbe anche essere recuperabile. Dimenticatevelo, diciamocelo schietto, dimenticatevelo sulle versioni 6.1 perché ormai è un hardware veramente ormai obsoleto. Per quanto riguarda invece le hardware appliance della versione 7.1, alcune potrebbero essere recuperabili. Tendenzialmente sono gli chassis più recenti, ma per avere indicazioni specifiche si può fare riferimento alla guida ufficiale di migrazione dalla 7.1 alla 8, perché viene spiegato esattamente come andare a capire quali sono gli chassis supportati, dipendono addirittura in alcuni casi proprio dal manufacturing, dalla motherboard utilizzata. Ripeto, al di là del dettaglio, ci sono indicazioni specifiche tali per cui anche un hardware appliance potrebbe essere anche recuperabile. Per quanto riguarda un'installazione precedente di tipo software, è evidente che in questo caso il percorso è il massimo flessibile che si possa avere e ovviamente si basa di fatto solo sulla migrazione della parte di configurazione applicativa. Database utenti, token e via discorrendo. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto dell'upgrade, quello che vi invito a verificare è, mediante l'accesso vostro o dei vostri clienti alla Secure Care Online, quindi all'RSA Scolla, secondo come siete abituati a chiamarla, di quel tab in alto a destra, perché tramite la funzione di Version Upgrades potrebbe essere possibile richiedere, oltre al software in versione 8X, diciamo così, la virtual appliance, potrebbe essere possibile anche richiedere, guardate il riquadro in basso, un'eventuale licenza di evaluation per chi è coperto da una licenza di maintenance, quindi qui tipicamente parliamo di chi ha una licenza intestata, l'utente può chiederne fino a 3 in un anno, ciascuna delle quali della durata di 90 giorni, 3 mesi. Attenzione a una cosa. Questo torna estremamente comodo in termini di possibilità di test, pre-migrazione di produzione, verifiche e valutazione del nuovo software, della nuova versione, come mi trovo, come eventualmente mi riesce facile integrarlo, quindi permette di fare tutte le sperimentazioni del caso. Importante da ricordare, le licenze di evaluation, oltre che durare 3 mesi, ed è la possibilità di chiederne 3 in un anno,
sono di tipo comunque enterprise, a prescindere dalla licenza che il cliente ha sotto manutenzione, fosse anche una licenza di tipo standard. Per quanto riguarda un altro aspetto importante, attenzione a utilizzare la funzione di, tra virgolette, richiesta di una production license, perché questo vorrebbe dire innescare verso RSA la richiesta di conversione definitiva dell'attuale licenza, o meglio, dello spostamento dell'attuale contratto di maintenance dalla 6 o 7 attuale alla attuale 8, alla nuova 8. In questo caso il processo di conversione della licenza viene innescato, si ottiene una nuova licenza, ma soprattutto in termini di maintenance il contratto di supporto viene passato alla nuova versione. E quindi da questo punto di vista è importante tenere presente. Quindi qui il consiglio è, se avete la possibilità, avete il tempo, approfittate della possibilità di utilizzare l'Evaluation License mantenendo ancora il supporto, tra virgolette, a cavallo tra le due e quindi ancora attuale sulla versione 7 installata e di produzione e al tempo stesso potrà già fare le prove per quanto riguarda la nuova versione. Abbiamo detto che si può andare dalla 6 alla 8, dalla 6 alla 7, alla 7 alla 8 direi che è un passaggio superfluo visto che si può fare il salto diretto dalla 6 alla 8. Per quanto riguarda il passaggio dalla 7 alla 8 anche questo è possibile. Ci sono vincoli o comunque caratteristiche diverse nel passare dall'una all'altra, quindi attenzione a non dare sempre per scontato, è importante controllare dalla documentazione i prerequisiti, i livelli di patching, gli eventuali service pack, eventuali utility di conversione o export dei dump del database della configurazione attualmente utilizzata, però ripeto, sono percorsi possibili. Chiudiamo con un focus particolare, così recuperiamo tra virgolette il tempo che ahimè finora abbiamo visto è stato scartato rispetto all'inizio del webinar. Rientriamo in carreggiata specificando quali sono alcuni aspetti di differenziazione tra la 8.0 e la 8.1. Allora, abbiamo detto novità tra virgolette clamorosa, ma è quello per cui la 8.1 era attesa, il supporto alle hardware appliance. Attenzione a una cosa, parliamo dello stesso tipo di funzionalità applicative, quindi salvo la possibilità di avere a disposizione e comprare da RSA una hardware appliance, da un punto di vista funzionale 8.0 e 8.1 sono praticamente identiche. È possibile utilizzare, abbiamo detto anche qui, novità ovviamente non era possibile prima, nel senso che la 8 era solo virtual appliance, la 8.1 permette un mix del deployment tra hardware e virtual appliance, quindi potrei avere il primary su hardware appliance per avere il massimo livello di servizio possibile e usare un'istanza totalmente virtuale come replica che mi dà continuità d'esercizio o viceversa. Quindi ripeto, massima flessibilità da questo punto di vista. È possibile l'upgrade dalla 8.0 alla 8.1, attenzione alle release notes della 8.1, nel senso che vi spiegano quali sono gli eventuali vincoli sul patching minimo, indispensabile o opportuno da avere. Per quanto riguarda il setup, è evidente che nel momento in cui lavoro con un hardware appliance, in un primo passaggio è necessario un qualche tipo di dispositivo di interfaccia fisica per interagire col ferro, tra virgolette, quindi in questo caso parliamo di requisito di tastiera e monitor, con i quali si daranno alla macchina i primi parametri di rete, dopodiché sarà pronta per essere collocata in rete e quindi poi da lì in poi raggiungibile tramite una web GUI. Il factory reset è un'opzione che chi conosce le hardware appliance sa che permettevano di, tra virgolette, ripulire e ripristinare la hardware appliance RSA in condizioni di fabbrica. Ovviamente è un'opzione che torna a essere disponibile sulla nuova hardware appliance, ovviamente è un'opzione che non si applica nel caso della virtual appliance, le quali di contro possono essere, abbiamo detto, messe in produzione appoggiandosi a infrastrutture vCenter o SXI, quindi ripeto, al di là del rispondere ai requisiti hardware per garantire le caratteristiche di installazione e di performance in qualche modo utili, sicuramente è importante ricordare che non è necessariamente richiesto un'installazione VMware con particolari licenze, un SXI è comunque già supportato da subito. L'altro aspetto interessante è che di contro le virtual appliance supportano completamente tutte le funzioni di, abbiamo detto, snapshot, HA, vMotion, storage vMotion e via discorrendo. Quindi da questo punto di vista si ha veramente il più possibile una copertura molto 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 flessibile.
Io con questo concludo. Ci sono i nostri riferimenti, almeno mail. Vi invito a contattarci in caso di necessità o esigenze specifiche di fronte a opportunità di clienti. Io vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio, grazie per aver partecipato e ripeto, fermo restando i nostri contatti, a presto. Grazie.